Ciao a tutti, ecco la ricetta dell'Angel Cake. Per prima cosa, ecco cosa vi serve. Farina 00, cremore tartaro o anche il lievito per dolce va benissimo, sale fino, albumi, zucchero e il bacello di vaniglia. Gli albumi, se volete, in supermercato già li trovate pronti, altrimenti dividete voi i tuorli dagli albumi. Dopodiché mettete gli albumi in una bacinella per riscaldarli a bagnomaria. Una volta mescolati e raggiunta la temperatura di circa 45 gradi, inseriteli nella planetaria. Mescolateli a velocità media e inserite piano piano lo zucchero, lasciandone da parte 70 grammi che lo inseriremo più tardi insieme alla farina. Una volta che gli albumi diventano bianchi, setacciate il cremore tartaro e aggiungetelo insieme anche al bacello di vaniglia. Setacciate da una parte la farina e l'andremo a inserire nel composto insieme anche allo zucchero e il sale. Dopodiché, una volta mescolati bene gli ingredienti, che lo potete fare anche a mano questo passaggio, l'importante è che andrete a mescolare dall'alto verso il basso. Prendete il classico stampo d'Angel Cake con un diametro di circa 22 cm e andrete a trasferire tutto il composto all'interno dello stampo. L'importante è che non sia né imburrato né infarinato. Uniformate bene con l'aiuto anche eventualmente di un cucchiaio. Il forno deve essere già preriscaldato a 190 gradi, mettete la torta e fatela cuocerle per circa 30-35 minuti. Fatela raffreddare per un'ora e cominciate a girarla. E voilà, la torta è pronta, è super soffice ed è veramente buonissima, noi ieri sera già ne avevamo mangiata metà. E niente, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se volete seguirci, la nostra pagina Facebook è Otello Retta Cervia. Ciao, a presto!